La giornata numero 23 di campionato è l'antipasto del turno prepasquale di giovedì, che vedrà lo scontro diretto al vertice del girone F. Notaresco e Campobasso ormai sono a distanza ravvicinatissima e lo si deve al successo della formazione di Massimo Epifani e alla contestuale caduta dei molisani di Mirko Cudini. Al quinto Ricci di Aprilia il Notaresco soffre nella prima frazione, crea poco e solamente nella ripresa alza il ritmo andando vicino al gol in più di una circostanza. La risolve Banegas dagli 11 metri ma la certifica Clevis Shiba che respinge il rigore di Bosi. È una partita determinante forse a livello mentale, perché se la vinciamo significa fare un grande balzo in avanti, però poi ci sono ancora tante partite e vedendo i risultati, io lo predico dall'inizio dell'anno, credo che me ne deve dare atto, che questo è un campionato molto molto difficile e puoi perdere i punti con tutti. Successo determinante quello del Notaresco a meno 2 dal Campobasso e con il match di giovedì da giocare tra le mura amiche, soprattutto alla luce della sconfitta dei molisani, inopinata perché l'11 di Cudini va in vantaggio con Esposito che calcia male il primo dei due rigori della giornata, ma nel primo caso rimedia portando avanti i suoi. I padroni di casa sciupano una sequenza impressionante di palle gol, centrano anche un palo con bontà e vengono beffati dal calcio d'angolo dell'ex Stefano D'Agostino, su cui Raccichini si fa sorprendere. Esposito, ancora dal dischetto nella ripresa, conferma di essere tutt'altro che infallibile dagli 11 metri e sbaglia, cosa che non fa Cardella sul fronte opposto, regalando il successo alla Cinzia Albalonga che fa felice anche il Notaresco. Cade il Pineto e lo fa contro la bestia nera Tolentino che passa al Mariani Pavone per 1-2. Minella apre le danze nel primo tempo con una gran sventola che supera Mejri. I biancazzurri rimediano con Bugaro da calcio d'angolo, anche grazie ad una sfortunata deviazione di un giocatore cremisi che imbuca la propria porta e beffa Governali. Un nuovo sorpasso, stavolta definitivo, del Tolentino con il centro di Cicconetti che sfrutta una presa non perfetta di Mejri e deposita in rete da pochi passi. Pineto a quota 18 punti e che giovedì va a far visita al Giulianova, che in classifica ha gli stessi punti, ma non le stesse partite dell'11 di un Marco Pomante che al 91esimo riporta tutti sulla terra. Mi dispiace sinceramente per l'approccio sbagliato, perché sapevamo la forza del Tolentino, qual era l'atteggiamento del Tolentino. Ripeto, la colpa è mia perché forse ho caricato troppo la squadra e in questo momento devo essere bravo a lasciarli più liberi mentalmente. La classifica si deve guardare e se ragioniamo ad arrivare in alto facciamo l'errore più grosso che possiamo fare adesso. Adesso dobbiamo ragionare che stiamo sotto e dobbiamo giocare una squadra che sta sotto e deve fare, tra virgolette, la guerra ogni partita. Se giochiamo, se ogni pensiamo di vincere la partita sempre con superficialità o tic e toc, questo non è il campionato per questo atteggiamento. Pareggio senza reti infine per il Castelnuovo a Monte Giorgio, neroverdi che devono ringraziare a tempo praticamente scaduto il salvataggio di Marco Croce sulla linea di porta che evita la sconfitta in una gara tutt'altro che esaltante e nella quale sia l'una che l'altra squadra creano relativi problemi ai portieri avversari. Di Fabio porta a casa un punto che consente al Castelnuovo di rimanere comunque in scia alla coppia di testa e preparare l'impegno interno contro il Matese di giovedì. Penso che la mia squadra abbia fatto una buonissima partita al cospetto di un avversario che sappiamo che è una buona squadra, quindi non dimentichiamo che la neopromossa è il Castelnuovo, quindi noi siamo venuti qui a fare la nostra partita cercando di vincerla, abbiamo avuto le nostre occasioni per far gol, non ci siamo riusciti, alla fine il calcio è anche questo, perché non mi sembra che durante l'arco della partita avessimo avuto qualche tiro in porta e alla fine la rischi di perdere come ci è successo domenica scorsa.